Cerchi un mercante, io sono. Devo portarlo a un tintore. Qualcuno ha visto un mio pezzo di batosta meccanica in giro? Hai controllato nel deposito? Ah, adesso c'è il batosta meccanica anche lui. Oh, spero non si sia macchiato. Che pagliaccio. E quindi lui è giocatore. E rende, basta, non dice il livello. Dobbiamo parlarci adesso, gli altri dove sono? Di là, cioè, boh. Bisogna andare lì dietro per forza. Aloy, hai trovato un'altra sottofunzione di Gaia? Ne ho due, ne manca una. La sua guarigione si avvicina. Vi allenate anche con Erend? Se il mio tentativo di trafiggerlo conta come allenamento, allora sì. È uno scherzo? Sì, certo. Bene. Volevo solo rompergli un paio di ossa. Ha definito gli Utaru mangia erba. Gli faceva ridere che dei contadini fossero bravi a combattere. Poco dopo ci siamo azzuffati nella sala comune. Erend è lento, ma sa brandire un martello. Non guardarmi così. Siamo di pari livello. Per ora. Lo calpesterò come sterco di cinghiale. Cercate di non ammazzarvi. Mi basta ferire il suo orgoglio. Hai imparato altre cose leggendo i dati? Io e Varla abbiamo studiato gli animali del mondo antico. Pare che ci fossero migliaia di specie in più rispetto a quelle che abbiamo oggi. Te lo immagini? Mi piacerebbe vederle, anche come ologrammi. Ma so che senza Artemide o Apollo sarà difficile. Almeno mi conforta sapere che Gaia usò molte di esse come modello per le sue macchine. Un modo per ricordarle. Vabbè. Ora devo andare. Sì, c'è quella... Ha aggiornato la PS5. Vabbè, adesso non lo scarico. Cioè, non lo faccio di sicuro. Qualcosa di nuovo qua, no? Perché no? Stavolta no. Ehi, chi si rivede? Trovato ciò che cercavi? Sì, certo. La sconfitta degli Zenith è sempre più vicina. Ci conto. Come vanno le cose qui? Secondo te? Poco fa la nuova fiamma di Varla ha cercato di uccidermi. Così pare. Era una battuta. Sul fatto che loro mangiano molta erba. Chi può combattere con lo stomaco pieno di foglie, comunque? A quanto sembra... C'hai ragione. Sì, beh... I vichinghi non mangiavano erba. Lo facevo tanto veloce. Però... vedi di non farti male. Stai ancora studiando tutti quei dati? Sì, è interessante. Sono tante... parole. Ecco, forse... preferirei qualcosa che avesse delle figure. È una vana speranza, ma ho scoperto questi holofilm. Sono immagini che raccontano una storia, e quando le guardi sembrano reali. Sai, gli Oseram le adorerebbero. Pagherebbero un mucchio di frammenti per gli holo. Meglio andare. Certo. Se hai bisogno, sono qui. Non poteva fare l'offeso. Certo, vuoi sempre andare subito tu. Cos'è, sei già aggiunto un dialogo. Volevi parlare? Immaginiamo che fosse qua. Vi allenate anche con Erend? Se il mio tentativo di trafiggerlo conta come allenamento, allora sì. Ho saputo. Dimmi che stavate solo scherzando. Sì, certo. Bene,
Volevo solo rompergli un paio di ossa. Ha definito gli Utaru, gli faceva... Poco dopo ci... Erendel, non guardarmi, lo calpesto. Cercate di non... Mi basta... Ora devo andare. Io vado avanti con i miei... Che bello quando ci sono indicatori fasulli. Oh, qui non c'è niente. Qui... No, ci troviamo gli altri. Perché non sono indicati sulla mappa. Qui c'è il banco di lavoro. Tutto a posto. Si scendeva, cosa che era? Questo non mi ricordo. Non qui si esce. No, no, no. Oh, perfetto. Quelli li abbiamo già visti. So. Mi piace perché quando fa rifornimento di pozioni decide lui. Vediamo se c'è qualcosa di nuovo. Ciao. Aloy, spero che la situazione non sia troppo gravosa. Beh, tiriamo avanti. Bene. Ti fa ancora male? Di tanto in tanto. Cerco di non pensarci, ma la sua assenza si fa sempre sentire un po'. È difficile da spiegare. Non posso pretendere di capire, ma ti sono vicina. E te ne sono grato. Questo vestito qui prevede anche il tatuaggio sulla pancia e sul braccio. Vabbè. Deve essere strano vedere le cose tramite il focus. Adesso vedo le macchine come mai avevo fatto finora. Le loro forze e debolezze sono chiare ai miei occhi. Un oggetto così minuto è l'arma più potente che abbia mai avuto. Si è abbassato il volume. Ora dovrai andare. Vado ad addestrarmi. Niente di che. E... manca cosa, però dov'è? Apparirà. Niente, dai, andiamo. Magari dopo la discussione qua, non credo che ci sia. Quella è l'uscita. Quelle sono le scale. Questo è l'ascensore. In effetti questa è l'uscita, invece l'altra. In effetti il simbolo sopra. Questo è un po' tipo laboratorio. Questo è la sala, immagino, amicizia, incontro. Questo invece non lo so, focus. Boh. Questa letti, questa ricreazione, questa è ancora niente. Gaia non è ancora riuscita a sbloccarla. E questo è il nostro. Ok. Non ho guardato bene le icone, se le abbiamo guardate. Bentornata, Aloy. Vedo che hai recuperato Poseidone. Va bene, arrivo. Aloy, sono riuscita ad aprire nuove stanze all'interno della struttura. Bene. Magari la stanza che non si apre qui è di Beta. Ehi, Gaia, ancora io. Bentornata. Di Varla era ancora giù. Da dove riprendiamo?
Ormai c'è un po' di gente e sta imparando parecchio. Su di te, sul mondo antico. È come sarebbe dovuta andare prima che eliminassero Apollo. Sì. Nonostante la drammatica perdita del database di Apollo, c'è ancora moltissimo da imparare da tutti i dati che hai raccolto. Per fare un esempio, Varl sta esaminando le ultime registrazioni di coloro che morirono a causa della piaga di Faro. Sentire le loro speranze e paure l'ha reso cupo. Mi devo preoccupare. Allora sembra che abbia uno smile. Se fate caso, qualcosa lì che ha al collo, hai due occhi, sembra che hai due occhi, no? A proposito di Apollo, invece, venuto in mente, magari lo recuperiamo dalla base Zenith. Sono convinta di no. Io ho deciso di non intervenire, per fare in modo che possa elaborare la cosa a modo suo. Quando ho esplorato Vegas, ho trovato informazioni sull'uomo che ha costruito la cupola. Stanley Chen. Pare fosse un membro di Far Zenith. Ma se amava così tanto Vegas, perché abbandonarla? Perché non salvarla? Gli Zenith hanno dimostrato di essere innanzitutto esperti di sopravvivenza. Posti di fronte a un'estinzione certa, scelsero di fuggire. Eppure, i suoi risultati... Acqua nel deserto, una città intera riportata in vita. 1000 anni dopo, tutta la città era ancora dormiente, in attesa di qualcuno che la risvegliasse. Ora devo andare. Ti auguro un buon viaggio. Sembra che non ci sia nulla di nuovo. Anzi, non c'è un'altra... quest intermedia questa volta. Perfetto. Altri dati per la cupola. Questo. Ottima scelta. Vegas, che lì appunto ci deve essere ancora un sacco di roba, si potrebbe andare a recuperare, però sono risorse, sono... poi sono anche denaro. Allora, ha aperto questo. Gaia è riuscita a sbloccare quella porta. Piante, è per la nostra Utaru. Qui c'è parecchia attrezzatura. Gaia, che combinavano qui? Questa stanza era adibita alla gestione delle grandi banche dei semi. Da qui, gli addetti del centro di controllo potevano monitorare le nuove colture nelle fattorie automatizzate dell'odierna Cantupuro. Capisco. Sto progettando il laboratorio agricolo. Qui si lavorerà sulle enormi banche dei semi. Il mio preferito? Il campione 626. Calotropis gigantea. Il fiore della corona. Ne avevamo uno in giardino. Era sempre circondato da farfalle. Ogni mattina, August andava a controllare sotto le foglie per vedere se qualche bruco fosse diventato crisalide. Ora... mi piace pensare che in futuro ce ne saranno tantissimi. Secondo questa console, ci sono ancora migliaia di semi conservati nelle profondità della struttura. Chiederò a Gaia di parlarmene appena potrò. Allora, andiamo giù. Prima quella porta non aveva energia, ma sembra che ci sia un guasto. Sta notando quella la durezza del grilletto.
spazio di manutenzione. Adesso stanno parlando, si stava parlando di presunta PS5 Pro. Oh. Mi chiedo dove conduca. Come faceva notare qualcuno? Notare qualcuno per ora non è che ce ne sia veramente bisogno. Sarebbe utile avere un SSD più grande, quello sì. Però, cioè, finché i giochi sono tutti derivati dalla... Ah. Mi serve una cella di energia. E dove la troviamo? Anche perché... E perché poi dobbiamo riuscire a portarla fino a qua. E' qua. Direttamente qua. Parecchie luci. Sei stata tu? Oh. Sì, o almeno credo. C'è sempre resta problemi con l'audio. C'è da fare. Ogni tanto è bassa, la voce è bassa. Non si capisce il motivo. Ma cosa abbiamo aperto? Una scorciatoia e basta. Questo è la tromba dell'ascensore. Sarà chiusa qua essa? No, no. Puoi farla. No. Tanti auguri, Isaac. Il papà vuole molto bene al suo ometto. Ho trovato una registrazione dentro al tuo focus. La guarda sempre. Credo serva a calmarla. Sai, la guardavo anch'io in continuazione. Quando volevo distrarmi dal resto. Il papà vuole molto bene al suo... Ma c'era qualcosa che volevi dirmi? Mentre eri via, sono venuto qui a trovare... È vero o no? È completamente canato l'audio. Lei ha parlato come se fosse nel microfono, cavolo. Ha parlato come se fosse vicino al microfono, no? Prova. Poi lui parla, non si sente un cazzo. A volte ci sono gli eco... A volte c'è la sensazione di esserci grandi spazi, a volte no. Francamente. Ci sono seriamente dei problemi da quel punto di vista lì. Parla. E abbiamo iniziato a parlare. Vero, Beta? Stava studiando i dati ottenuti da Gaia per trovare un modo di catturare Efesto. Poi però abbiamo cominciato a parlare d'altro. Sai... Per conoscersi un po' meglio, no? E poi mi ha detto che una degli Zenith potrebbe essere diversa dagli altri. Tilda, l'hai vista? Al laboratorio di Ade. Continua. Durante il viaggio non ho mai visto gli Zenith in faccia. Il mio servitore personale li definiva i miei benefattori e prometteva che li avrei conosciuti una volta pronta. E poi, un giorno, si è aperto un canale dati nella mia interfaccia. E dentro, Tilda mi aspettava nella replica virtuale di una casa al mare, su una scogliera. Bellissima. Mi ha mostrato dipinti, libri e alcuni file. Ci vedevamo spesso, in segreto. Mese dopo ha smesso. Sai dirci perché, Beta?
Ho trovato delle informazioni su Tilda nel laboratorio di Ade. Credo che facesse da collegamento tra Far Zenith e Zero Dawn. Sicuro conosceva Elizabeth Sobeck. Forse ti ha contattata non per questo. Non me lo ricordo. Che cos'altro puoi dirci su Tilda? Lei adorava parlare di dipinti. Qualcosa di personale? Ha parlato della sua vita sulla Terra, di come è diventata una Zenith, cose del genere. Non parlava molto di sé e odiava quando le facevo troppe domande. Ma credo che fosse un'abile programmatrice, visto che ha creato un canale dati invisibile agli Zenith. Non sai nient'altro su di lei che potremmo sfruttare a nostro vantaggio? È stata la prima persona a degnarsi di parlare con me. Non ho pensato di valutarne forza e debolezze. Hai detto che Tilda ti ha contattata con un canale dati? Sembrava solo l'ennesimo incarico nell'interfaccia. Quando l'ho aperto mi mostrava una serie di glitch. Ho capito che era un codice trasposizionale. Istruzioni per aprire una nuova stanza virtuale. Una volta dentro, l'interfaccia di addestramento è scomparsa. Al posto di avere i soliti insegnanti olografici e file, ero in una ricostruzione della sua casa. E sei sicura che gli altri non lo sapessero? Ai loro occhi mi stavo ancora addestrando. Da sola. Allora questo spazio virtuale segreto era una casa affacciata sull'oceano. Vedevo il bianco della spuma e sentivo il suono delle onde. E poi il verso dei gabbiani. All'interno c'erano cornici con i suoi dipinti preferiti. Ma cambiavano spesso a seconda della luce. C'era questa poltrona. Lei si sedeva lì, guardando fuori mentre io andavo in giro. Passavamo ore in quella casa. Vorrei essere ancora lì. Tilda ti ha mostrato i suoi dipinti e dato accesso a file multimediali. A ogni incontro mi mostrava un nuovo dipinto. Credo che lei fosse olandese. I suoi preferiti risalivano al loro secolo d'oro, il 1600. Ritratti, allegorie, navi in mare. Ne aveva così tanti. Non ti piacevano? Mi piaceva il suo portale media. Era molto più ricco della mia interfaccia. Filmati, show, volo. Quello che preferivo si chiamava Seconda Opportunità, su una famiglia che ritrova il figlio scomparso nella crisi della zona calda. Sì, ma in questo portale non c'era qualcosa di personale sugli Zenith che può tornarci utile. No. Quelle informazioni erano oscurate. Quindi Tilda ha creato uno spazio virtuale segreto per parlare con te, la casa sul mare. Però poi ti ha lasciata sola. Ma a parte il fatto che conoscesse Elizabeth, non hai nessuna idea del perché l'abbia fatto? Nessuna! Ok? Ho provato a cercare una ragione per cui mi abbia abbandonato, ma non riesco a capire dove ho sbagliato! Quando ho conosciuto gli altri, mi ha ignorata. Come se quel canale non fosse esistito. È tutto inutile. Tilda è uguale agli altri, non ci aiuterà a sconfiggerli. Va bene. Non parliamone più, allora. Prima era diversa, adesso è uguale. Boh, gli piace dormire sul pavimento di ferro. Che ti prende? Io ci provo, Varla. Ma con lei è troppo difficile. Io sono tutto il tempo là fuori, a rischiare la vita ogni giorno, e lei riesce solo a stare lì nascosta, a dire che siamo condannati. Mi dispiace se ha sofferto tanto, ma così non ci sta aiutando per niente. Tu sembri sempre avere tutto sotto controllo. A volte dimentico ciò che hai passato. Insomma, fino a poco tempo fa eri talmente malconcia da non poter camminare. A proposito, quando ti ho tirata fuori dal lago vicino al laboratorio, continuavi a ripetere il nome di Rost.
Non ne parli mai. Ti è cresciuta, allenata. Deve mancarti molto. Sì che mi manca. Ma al momento non ho tempo per pensarci. Devo tornare là fuori. Va bene. Lavorerò ancora con Beta. Gaia dice che conosce bene Zero Dawn. Forse le serve solo tempo per adattarsi, poi ci potrà aiutare con Efesto. Certo. Ma non ci conterei troppo. Cosa fa riferimento qua? Uno alla mercante. Vabbè. Vediamo cose vecchie. Che si trova qua? Però io a questo punto non so, a parte che non so quante missioni ci sono ancora. Sicuramente dobbiamo andare ancora qua e poi ci sarà la parte qua, in teoria. Quindi dovrebbe esserci ancora un po', però qui c'è un altro... Però facciamo le altre. Andiamo avanti un po' con le altre, poi. Ma è un'avventura! Può succedere che sarebbe uno spreco di frammenti. Oh, ciao! È mia sorella, non un investimento. Quando arriverà? Ma questo posto, scusa? Era quello di prima? È diventato abitato? Sì, sì. Salvatrice. Preparati è come chiedere di farsi trafiggere da una freccia. Ho avvistato quei ribelli qui vicino. Dov'è il tizio? Pensavo di essere spacciato. Non dico che mi manca la conquista, ma il suo odore. Il suo odore. Io vengo qua apposta anche per quello e... Allora, vediamo un attimo. Queste cose sono apparse adesso. Ce ne sono due. Ce n'è una. Che non ci sia niente. E mentre io gioco, ovviamente mi viene in mente, ho sempre un pensiero su come gestire il gioco, ma cioè, in caso si faranno gli episodi extra per capirci, come ho fatto per il primo. Nel senso che... Oh, penso che come il primo tu puoi finire e continuare. Quindi... Il pensiero è che se al massimo... Invece di fare 800.000, perdere tanto tempo con le secondarie. Con questo caldo mi sembra di bollire. Forse quello è di giorno, infatti non fa la stessa. Chiaramente non fa lo stesso effetto. Lo possiamo vedere già. Poi abbiamo anche tutte le cose da andare a esplorare. Praticamente siamo cinesi per lo orientale o giapponesi, insomma. Ognuno decida. Siamo orientali. Per loro siamo orientali, effettivamente. Anche se. Oppure siamo europei. Cioè, se questa è l'America, siamo europei. Vabbè, cavolata.
Senti di caccia. Ha bisogno di cuore di macchina, offrire la capitale del clan in cambio di acqua per il suo villaggio. Vedete che è questa. Ecco, ma anche il discorso è di presunto ciclo narrativo. A me qua sembra che, boh, e meno male abbiamo fatto tutto, no? C'è ancora anche qua. Non abbiamo visitato lì. Andiamo a vedere un secondo. Un gioco vasto. Qualcuno se ne è lamentato. Fa, ah, la mappa è troppo vasta. Vabbè, non va bene un cavolo la gente. Sempre quelle che... Oh, a volte sono condivisibili, ma a volte sono proprio cavolate. Vediamo chi è il capo e facciamolo fuori. Per esempio non c'è un cavolo qua, tutta questa montagna. Ah, non abbiamo la cavalcatura. Ci impiega. Mi stavo preoccupando. Fortuna guardano con la testa bassa. Ovviamente anche quello. Vediamo cos'è qua. È fermato. Ecco, per ora non è uscita nessun'altra patch. Sempre all'1.6. Ok. Ok, qua è segnato, adesso vediamo. Sparita, va bene. Prima sono quelli che abbiamo già fatto. Questa per la scheggia. Ok. Mi serve anche il calderone mu. Ma in realtà bisogna capire come fare a... Io non sono sicuro che l'abbiamo fatto. Questo sì. Tutte le mani in mezzo al mare. Torniamo qua. Ribelli, sbarazzarmi del loro capo. Così forse gli altri scapperanno. Oh, ho schiacciato. Questi posti
Ma anche una grotta, però non lo so. Andiamo qua. Altre rovine. Questo colore è perfetto per un'armatura. Le sommerse, qual è questo? Era una missione. O ce l'ha data qua? Sembra che ce l'aveva data qua, però a leggerla. Due studiosi Karja vogliono tornare al proprio scavo per proseguire una ricerca di reliquie e delle verità sul passato. Ma come se l'abbiamo presa? È come se l'avessimo già presa e adesso abbiamo scoperto il luogo dove... Eppure non è così. Qui non vedo niente. Ma... Ah no, 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 sì. Finalmente possiamo... No, no, era quello che avevamo già iniziato. Giusto, giusto. Adesso possiamo andare sotto. Qualcosa sott'acqua. Se questa la possiamo fare, nel frattempo non dimenticarla. Porta quale? Questa? Una console attiva con un oggetto incastrato dentro. L'agente di Faro, aspetta! Don, grazie a Dio. Il prototipo del riparo mobile è nel cavò. Mi servono le tre chiavi per aprirlo, inclusa la tua. No? Come dice presidente, ho un bel biglietto per Elysium. Se vuoi la chiave, vieni a prendere. Oh oh. Bella persona quel Don. Tipico di Faro, suppongo. Pare che me ne servano tre per raggiungere il sistema di riparo mobile. Sul file ci sono le coordinate di un'altra console. Ma la resa dei colori fatta bene. Niente. Piccione. Questo è il nostro cavalluccio. Speranza sommersa. La musica ha fatto apposta. Fuori. Questo risulta in verde. C'è sempre quello là forte, pinco pallo che... Una missione anche lì.
però c'è un punto di domanda. E boh, avrebbe senso appunto fare. Che ci sia un altro calderone con l'override per quella macchina. Avrebbe davvero senso fare finire il gioco con un equilibrio. Se possibile mantenerlo tra secondaria e principale. E il resto. Chi vuole lo guarda. No. Ripeto, è una cosa che mi viene in mente. Cosa che mi viene in mente spesso, ma non è facile da gestire. Sono le coordinate indicate sulla console che ho trovato. Quindi dovrebbe essercene un'altra. Qui da qualche parte. Che cavolo siete? Faccio? No, mi ha fregato e mi ha fatto un attacco. Scansaglia. Sempre troppo veloce questo qua. Sei fermo. Sei fermo. Bene. Aspetta, 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 aspetta. Oh, non spaccare l'arma che mi serve. Sei riuscito per... ma come mi hai beccato, scusa, che eri da un'altra parte. Dai, dammela. Aspetta, facciamo lì. Hai ancora uno. Basta te! Ma no, non era quello. Oh. L'altro uccellino. Se vediamo.
lui è tranquillo collegato là. Ma io voglio i punti. Ma no, ma dove... È un bug. Non è appollaiato, è boh, nel cielo. Ah, è attiva. Bello questo bug, bello. Uè, ti ho mancato. Vediamo se cade però. Doveva darmelo. Mi ho tolto il mento. Ah, che abbiamo introdotto. Sembra che abbiamo introdotto più. Perché abbiamo introdotto più bug questa pezza che quante non ce ne fossero prima o che non lo avevamo beccato. Niente, vai pure. Vabbè, che ci devo fa? Sembra una specie di antico avamposto difensivo. È venuto. Tra l'altro è venuto buio brutalmente. Comunque sembra che diano molti meno punti, non lo so, vorrei darci un'occhiata, però nel primo configgere le macchine, anche quelle tipo razzatore così, ci davano veramente un botto di punti, migliaia e migliaia di punti. Ti potevi livellare principalmente in quel modo, ma si vede che qua hanno ribilanciato ovviamente. Ma una foca, però. Allora, vediamo un attimo.